Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno a tutti i carissimi radioascoltatori. Allora, guardiamo subito immediatamente cosa sta succedendo sui mercati monetari e sul mercato azionario, visto e considerato che siamo ormai rientrati completamente da questi giorni di ferie e quindi i mercati hanno ripreso praticamente i loro normali volumi, chiamiamoli così. Allora, c'è la borsa che sta andando abbastanza bene perché stiamo quasi sforando il tetto dei 17.000 punti, con attualmente un incremento del 0,57%. Questo ci fa molto piacere perché siamo ancora molto 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 lontani dai grandi numeri degli anni passati, però insomma rivedere che almeno si vedono certi numeri tondi fa piacere. Siamo esattamente all'S&P MIB a 16.992, quindi siamo a un soffio da 17.000. Vi ricordo che i primi di dicembre eravamo precipitati a 15.000 punti, quindi come vedete è molto 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 rapido e molto molto veloce si muovono i numeri. C'è un po' di incertezza, però speriamo che il trend continui ad essere positivo e soprattutto gli appuntamenti elettorali non turbino troppo l'andamento dei mercati. E stiamo vedendo proprio in questo momento che il famoso spread, che è un indice così di gradimento, chiamiamolo così, di fiducia nei confronti dell'Italia e in particolare dei titoli del debito pubblico italiano, in questo momento registra, sto facendo un rapido calcolo, a 268 punti base di differenza rispetto a quelli tedeschi. Quindi noi siamo a rendimento per i decennali a tasso fisso, e i BTP, ricordo sempre, sono quelli presi a riferimento per la definizione del differenziale, cioè dello spread, e in questo momento sono a 4,29 contro l'1,51 tedeschi. Anzi, mi è venuta in mente una considerazione che vale la pena rifare una volta. Tante volte vale la pena ricordare quello che è avvenuto nel passato, questa volta è in un recentissimo passato. Abbiamo visto che dopo che è stata introdotta la moneta unica i nostri tassi si sono sicuramente quasi azzerati rispetto almeno a quei numeri a due cifre che eravamo negli anni 90 abituati a vedere. Tutti ricordano che i titoli di Stato erano addirittura delle cifre incredibili, chi aveva della liquidità correva ad acquistare i titoli di Stato perché praticamente senza fare quasi nulla aveva delle rendite estremamente elevate. Questo chiaramente non andava bene perché da una parte faceva aumentare il debito pubblico della nazione Italia, perché ovviamente doveva corrispondere ad interessi elevati, e soprattutto sottraeva della linfa vitale per l'economia, perché chiaramente pochi erano indotti a immettere questa liquidità nel sistema produttivo, perché trovavano molto molto più conveniente, senza praticamente fare assolutamente nulla, andare a comprare titoli di Stato che rendevano dei rendimenti superiori al 20% addirittura. Per ritornare al discorso, quindi, con l'introduzione della moneta unica abbiamo assistito a un repentino calo. Tutto è andato bene, benissimo, anzi quasi a gonfie vele, però sotto la cenere c'era un fuoco sempre acceso. Perché? Perché è successo che con all'inizio 2011, complice sicuramente la crisi internazionale, questo divario è iniziato a risalire, cioè noi dovevamo pagare un premio superiore rispetto agli altri paesi più virtuosi della moneta unica, che fa parte della moneta unica, per poter attirare
coloro i quali compravano i nostri titoli. In poche parole, sì, è vero, noi abbiamo meno, possiamo purtroppo dare meno garanzia di fiducia, e quindi per poter attirare e far comprare i nostri titoli siamo costretti ad offrire un tasso superiore. È una legge di mercato rispettata chiaramente e che funziona in tutto il mondo. Cosa è successo però? Questo è il fatto che voglio evidenziare. In particolare è avvenuto un fatto un po' increscioso che a verità è stato detto ed è stato anche, diciamo così, evidenziato sui giornali, ma non nel dovuto modo. Io invece voglio riprenderlo e spiegarlo nei particolari. Cosa è successo? È successo che nel luglio del 2011 la Deutsche Bank, che è una delle principali banche tedesche, Deutsche Bank, ha diciamo così iniziato a vendere i titoli del debito pubblico italiano che aveva in portafoglio, ma oltre ai titoli del debito pubblico italiano detenuto in portafoglio ha iniziato a vendere anche i titoli spagnoli, portoghesi, irlandesi, naturalmente quelli greci già li aveva venduti perché aveva anche quelli. Cosa è successo? Che vendendo questi titoli, i titoli sono scesi di valore, di prezzo, e il titolo obbligazionario, se scende di prezzo, aumenta naturalmente il rendimento che offre, perché se uno lo compra a prezzi inferiori logicamente sale il rendimento, viceversa se i titoli obbligazionari salgono di valore il rendimento scende. Cosa è successo? Che i nostri titoli in quel momento hanno avuto un'impennata di rendimenti fino ad arrivare addirittura, e lo sappiamo molto bene, a rendimenti intorno al 7%. Parimenti i titoli tedeschi sono diminuiti di rendimento perché cosa è successo? La Deutsche Bank ha iniziato questa vendita sui mercati. Logicamente i mercati hanno interpretato questa mossa come una mancanza di fiducia, cioè se questi della Deutsche Bank vendono i titoli italiani evidentemente avranno i loro buoni motivi, magari hanno delle informazioni tali, se loro se ne sbarazzano evidentemente hanno delle buone ragioni, e chiaramente hanno interpretato questa mossa vendendo anche loro. Quindi anche dall'altra parte dell'oceano, fondi americani, si sono anche loro messi a vendere i titoli italiani, naturalmente anche quelli degli altri paesi, a iniziare da quelli spagnoli. Questo ha determinato una specie di spirale perversa che ha determinato la famosa crisi dello spread. Ora io mi domando questo. Sicuramente la Deutsche Bank e i loro analisti avranno avuto tutte le ragioni di carattere economico e finanziario per poter fare una scelta di questo genere, però io mi domando se ad esempio qualche entità, non dico istituzionale, ma diciamo di peso in Italia, avesse raccomandato a tutti quanti gli italiani di non acquistare prodotti tedeschi a favore di quelli italiani. Io mi domando che cosa sarebbe successo. Molto probabilmente crisi internazionali, ci sarebbero state delle dichiarazioni, prese di posizione ufficiali, richiami di ambasciatori, mentre invece questo è avvenuto tranquillamente senza che avvenisse nulla, o perlomeno dal punto di vista formale, se non il fatto che alla fine i titoli italiani, in particolare, ripeto, quelli di riferimento dello spread, cioè i BTP a 10 anni, sono schizzati con un rendimento vicino al 7%, e siccome questa liquidità è stata impiegata dalla stessa banca e delle altre banche che hanno seguito diciamo l'andamento, il consiglio della Deutsche Bank, questa liquidità è andata invece a rifugiarsi, così la chiamiamo, nell'acquisto di titoli invece tedeschi, che naturalmente essendo saliti di valore proprio perché tutti si sono buttati sull'acquisto di questi titoli perché la liquidità doveva essere allocata in qualche modo, hanno abbassato invece il rendimento. Morale della favola, ne ha beneficiato tutta l'industria tedesca perché chiaramente il riferimento degli interessi essendo andato a dei minimi storici, tutta l'industria tedesca ha avuto la possibilità di finanziarsi, perché appunto il punto di riferimento del mercato sono chiaramente titoli di Stato, a dei tassi notevolmente inferiori. Da quest'altra parte, viceversa, essendo saliti, l'industria italiana quando c'è riuscita, si è riuscita a finanziare a dei tassi estremamente elevati, molto più elevati.
E questo naturalmente non ha fatto bene, anzi tutt'altro. Perché? Perché noi sappiamo che gran parte dell'industria italiana è una concorrente di quella, di quella tedesca, quindi il fatto di aver affidato questo differenziale di opportunità di finanziamento ha determinato il fatto che gli italiani non abbiano quegli utili, soprattutto quelle risorse magari per fare investimenti, per poter andare avanti e per poter controbattere l'industria tedesca. Questo era qualcosa che volevo rappresentare, forse molti di voi lo sapevano, però ogni tanto vale la pena anche ricordare le cose come stanno nella realtà. Ripasso la linea immediatamente al nostro grande regista Matteo, che sta dall'altra parte della vasca dei pesci, e ci risentiamo perché continuiamo con un altro argomento super giù, sempre di questo tono. Grazie.